Ecco i maturandi, Ciccio, Maria, Martina, Giorgia e Paolo Di Maggio sullo sfondo. Vittoria in rimonta. Maria, che ti dici di questa partita? Non parla. Maria, questa è un'intervista, quindi io... non lo so. Partenza lentissima, che è successo? Martina, tu alzavi, i maschi si rifiutavano di fare punto. Ma sono cretini, quindi... Cioè, non è colpa mia, è colpa loro. Specialmente lui che non prima fallo a terra, a terra. La sensazione è che dopo il regolamento Pink... avessero attuato il regolamento che non dovevano fare punte i maschi, sì, razzati, esatto, sì, Giorgia, che è successo? Ormai giustamente le prime due subito con Pink era male, si sono fermati, qui c'è un altro. Ma ora alzati di mano, perché non ti accogliono? Il capitano libero, mi sta impallando Orazio. Ciccio, grande partita, punzecchiato, tranne quella battuta che è stata veramente vergognosa, poi era una bella partita. Che è successo? È successo che il primo set ho provato a omologare il campo per una serie a due, per l'inning. Per il resto il secondo e il terzo set è stato dei set avvincenti e i ragazzi, aiutati dalle ragazze, hanno conseguito una vittoria. Cioè, buca lo schermo, è quello di American Sniper. Ma degli stronzi non c'è nessuno. Ci sei tu, se vuoi. Lo stronzo numero uno. Ciao, ragazzi. Ok, ragazzi, quest'anno pronostico, dove arrivate? La maturità. Non ce ne frega niente della scuola qui, pallavolistico. Ai quarti di finale, l'ultima partita posso dire. Solo i quarti? Sì. E chi lo vince il torneo, Ori? La squadra di Sergio. La squadra di Sergio? No, la squadra di Samuele. No, la squadra di Samuele, solo la squadra di Utre. Sergio, se non vince, boccia a Sergio se non vince quest'anno. Effettivamente non può non vincere con questi. Prima squadra arriva dove ti aggiungono a te, facile. No, io non gioco, io mi sono ritirato da campione. Ma comunque, non credo, non credo. Ciccio, allora, in via Donorione, la pasticceria è 6 euro il chilo, va bene? Okay. Domani aspettiamo una guantiera di dolci. Promesso. Va bene, ciao. Ciao, ciao. Ciao.